Questa frase di questo passo ci fa pensare. Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. È quello che aveva in mente Gesù quando disse a Filippo dove potremmo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare. Ma lo diceva per metterlo alla prova. Lui sapeva. E qui si vede l'atteggiamento di Gesù con gli apostoli. Continuamente li metteva alla prova per insegnarli. E quando loro erano fuori il limite, fuori quella funzione che dovevano fare, li fermava, li insegnava. Il Vangelo è pieno di questi gesti di Gesù per far crescere i suoi discepoli per diventare pastori del popolo di Dio, in questo caso vescovi, pastori del popolo di Dio. E una delle cose che Gesù amava di più era essere con la folla, perché anche questo è un simbolo dell'universalità della redenzione. E una delle cose che più non piaceva agli apostoli era la folla, perché loro gli piaceva stare vicino al Signore, sentire il Signore, sentire tutto quello che il Signore diceva. In quest'oggi sono andati lì a fare una giornata di riposo, dice le altre versioni, negli altri Vangeli, e tutti e quattro ne parlano. Forse siano state due, moltiplicazione dei pani. Venivano da una missione, il Signore ha detto, ma andiamo a riposarci un po'. E sono andati lì e la gente se n'è accorto. Se ne accorse dove andavano per il mare e hanno fatto il cerchio e li aspettate lì. E i discepoli non erano felici perché la gente, la folla, aveva rovinato la Pasquetta. Non potevano fare questa festa col Signore. Malgrado, e Gesù incominciava a insegnare, loro ascoltavano, poi parlavano fra loro. E passarono le ore, le ore, le ore, Gesù parlava e la gente felice. E loro dicevano, ma la nostra festa è rovinata, il nostro riposo è rovinato. Ma il Signore cercava la vicinanza con la gente e cercava di formare il cuore dei pastori alla vicinanza col popolo di Dio per servirli. E loro, si capisce questo, sono stati eletti e si sentiva un po' un cerchio privilegiato, un ceto privilegiato, no? Diciamo così, un'aristocrazia per dirla, no? Vicini al Signore. E tante volte il Signore faceva gesti per correggerli. Per esempio, pensiamo con i bambini, no? Loro custodivano il Signore, non avvicinare i bambini che molestano, no, disturbano, no, i bambini con i genitori. E Gesù che vengano i bambini. E loro non capivano, poi hanno capito. Poi penso alla strada verso Gerico, quell'altro che gridava, Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E questi, ma sta zitto che fa il Signore, non disturbarlo. E Gesù diceva, ma chi è quello? Fatelo venire un'altra volta il Signore. E così gli insegnava quella vicinanza al popolo di Dio. È vero che il popolo di Dio stanca il pastore, stanca. Quando c'è un buon pastore si moltiplicano le cose perché sempre la gente va dal buon pastore, per un motivo o per l'altro. Una volta un grande parroco di un quartiere semplice, umile, della diocesi,
aveva la canonica come una casa normale delle altre e la gente bussava alla porta o bussava alla finestra perché a ogni ora. E una volta mi disse: ma io avrei voglia di murare la porta e la finestra perché mi lascino riposare. Ma lui se ne accorgeva che era pastore e doveva essere con la gente. E Gesù forma, insegna i discepoli, gli apostoli, questo atteggiamento pastorale che è la vicinanza al popolo di Dio. E il popolo di Dio stanca, perché sempre ci chiede cose concrete. Sempre ti chiede qualcosa concreta. Forse sbagliata, ma ti chiede cose concrete. E il pastore deve accudire a queste cose. Nella versione degli altri evangelisti, quando fanno vedere Gesù che sono passate le ore e la gente doveva andarsene perché cominciava il buio, e dicono così: ma congeda la gente perché vadano a comprare per mangiare, proprio nel momento del buio, quando incominciava il buio. Ma cosa avevano loro in mente? Almeno fare un po' di festa fra loro. Quell'egoismo non cattivo, ma si capisce, di stare col pastore, stare con Gesù, che è il gran pastore. E Gesù rispose: mi permette la prova, dateli voi da mangiare. E questo è quello che Gesù ci dice oggi a tutti i pastori: dateli voi da mangiare. Sono angosciati? Dateli voi la consolazione. Sono smarriti? Date voi una via di uscita. Sono sbagliati? Datele voi per risolvere i problemi. Datele voi. Il povero apostolo si sente che deve dare. E ma di chi riceve? E Gesù ci insegna dallo stesso che riceveva Gesù. Dopo questo concede agli apostoli e va a pregare dal Padre, dalla preghiera. Questa doppia vicinanza del pastore è quello che Gesù cerca di aiutare a capire gli apostoli perché diventino grandi pastori. Ma tante volte la folla sbaglia. E qui ha sbagliato, no? Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo. Forse, non dice il Vangelo, ma qualcuno degli apostoli gli avrebbe detto: ma signore, approfittiamo questo e prendiamo il potere, così, eh? Un'altra tentazione. Gesù gli fa vedere che quella non è la strada. Il potere del pastore è il servizio, non ha un altro potere. E quando sbaglia su un altro potere, si rovina la vocazione. E diventano, non so, gestori di imprendimenti pastorali, ma non pastore. La struttura non fa pastorale. Il cuore del pastore è quello che fa la pastorale. Il cuore del pastore è quello che Gesù ci insegna adesso. Chiediamo oggi al Signore per i pastori della Chiesa, perché il Signore li parla sempre, li ama tanto, ci parli sempre, ci dica come sono le cose, ci spieghi e soprattutto ci insegna a non avere paura del popolo di Dio, non avere paura di essere vicini.